nostro pane si basa sulla lavorazione di materie prime senza aggiunta di additivi chimici. Lavoriamo soprattutto con prodotti naturali. Allora, importante riunione oggi qui in piazza Mario Sciacca per quanto riguarda le problematiche relative ai dipendenti comunali. Abbiamo qui con noi il rappresentante del sindacato UGL, Imbese, al quale chiediamo il perché di questa riunione. E allora, i lavoratori si sono autoclamati in assemblea in quanto è dal mese di ottobre che non percepiscono lo stipendio. Come sappiamo, sono gente che lavorano, famiglie monoreddito, i quali hanno preso degli impegni con banche, con energie elettriche e quant'altro, e si ritrovano oggi senza un centesimo. Quindi loro chiedono all'amministrazione comunale di adoperarsi affinché vengano pagate le spettanze. Qua non si tratta di fare una manifestazione contro un sindaco, ma qua si tratta di dire al sindaco di adoperarsi affinché i lavoratori abbiano le loro spettanze. La nostra protesta non è verso uno, ma è verso le istituzioni, i quali disattendono di mandare i soldi al comune affinché i lavoratori abbiano quanto previsto dai contratti collettivi. Tutto questo noi stiamo andando in assemblea per discutere col sindaco, per vedere le casse comunali come sono combinate e i tempi in cui lui pensa di risolvere la questione, che è veramente si è fatta molto problematica. Perché altre problematiche? Altre problematiche? Entra in questa problematica anche il buoni pasto e poi a novembre abbiamo la contrattazione decentrata, vediamo un pochettino che cosa il sindaco ci viene a proporre. Però la cosa essenziale di oggi è il pagamento degli emolumenti relativi dal mese di ottobre e ormai diciamo anche novembre. Ecco, in caso contrario c'è ancora tardi, cosa intendete fare? Noi intendiamo protestare, no? Siamo sicuri che il sindaco si adopererà insieme a noi affinché le istituzioni si sentano partecipi di questa nostra manifestazione e speriamo che tutto si risolva nel più breve tempo possibile, perché andare avanti così la gente non ha pure i soldi per andare a lavorare, per prendere la macchina o l'autobus. Intanto è un'assemblea sindacale, è un'assemblea sindacale per discutere i numerosi problemi che ci sono, che riguardano il pagamento regolare, con il pagamento regolare stipendi. Degli stipendi, che in ritardo e che forse per la prossima settimana si dovrebbe sbloccare, ci auguriamo, e poi per la definizione del salario accessorio degli anni 13, 14 e 15, ancorché definito e sottoscritto, ancora non viene liquidato. E in più poi c'è l'avvio della contrattazione 2016-2017 che dovrebbe attivarsi entro questo mese. Ci sono altre problematiche, per esempio il pagamento dei buoni pasto? Il pagamento dei buoni pasto in ordine lo mettiamo pure, perché comunque un comune che attiva una procedura di rientro pomeridiano dovrebbe regolarmente corrispondere il buono pasto pattuito, concertato e contrattato. Ecco, perfetto, ma in concreto, per cercare di eliminare questa situazione, soprattutto degli stipendi? Gli stipendi sicuramente è un problema strutturale che va visto con l'amministrazione in un tavolo tecnico, quali sono i punti di caduta e quali possono essere le iniziative per consentire che gli stipendi vengano pagati regolarmente. C'è un problema di rilancio complessivo, c'è un problema della definizione della stabilizzazione del personale precario con la legge 27 del 2016, quindi c'è tantissima carne al fuoco, dobbiamo cercare di capire, partendo dalle priorità che sono determinate, il pagamento dello stipendio, del salario accessorio dovuto e poi tutto quello che riguarda un grande ente. Ma in concreto, perché in alcuni comuni il pagamento è puntuale mentre in altri ritardano? Guardi, qui ci sono problemi storici, problemi derivanti dai trasferimenti molto spesso in ritardo, dall'anticipazione di cassa che spesso i comuni vanno a fare per onorare i mancati trasferimenti o comunque i ritardi dei mancati trasferimenti. È una situazione abbastanza complessa in moltissimi comuni che nel corso di questi anni hanno, come dire, maturato, per modo di dire, l'anticipazione di cassa per pagare gli stipendi e che poi le anticipazioni di cassa, come lei mi insegna, poi determinano anche degli interessi nei confronti degli istituti bancari che lo erano. Quindi comunque c'è la necessità, ormai con urgenza, altrimenti lo trasferiremo in altra sede, cioè in tavolo di prefettura, di mettere insieme queste cose e rilanciare
la vita quotidiana di un comune. Ecco, se ciò non si stabilizza, voi cosa minacciate di fare? Allora, noi intanto, sentendo i lavoratori, proclameremo che questa è la parte che prevede la legge, la 46, proclameremo lo stato di agitazione e chiedere l'intervento del prefetto come tavolo di negoziazione superiore per cercare di capire come si può definire l'avvertenza prima di determinare condizioni di mobilitazione, di sciopero, di quello che sono i nostri strumenti che abbiamo che metteremo in atto. Sì, noi abbiamo convocato l'assemblea e abbiamo raccolto il grido d'allarme che si è levato da parte dei lavoratori, perché si stanno accumulando dei ritardi nei pagamenti delle spettanze che sono dovute ai lavoratori, e questi ritardi vanno sempre più crescendo e diventano anche, diciamo, insopportabili, anche perché le famiglie, per tirare a campare, hanno necessità di avere questi stipendi. In pratica abbiamo un arretrato di già nell'erogazione dello stipendio che si può dire che è di 2 mesi. In più c'è il salario accessorio che non si paga sin dall'anno 2013, e a questo si aggiunge anche il fatto che nemmeno i buoni pasto, che è quel minimo indispensabile che il dipendente riceve dall'amministrazione per poter mangiare quando lavora tutta la giornata, che non viene erogato da parecchio tempo e addirittura per il futuro è stato sospeso da parte di questa amministrazione comunale di Patti. Ecco, che cosa pensate di poter fare per cercare di stabilizzare questa situazione in positivo, chiaramente? Intanto noi cerchiamo di esprimere tutto il disagio che stanno vivendo i lavoratori e lo esprimiamo all'amministrazione e a chi ha la guida di questa amministrazione. E vorremmo capire da parte dell'amministrazione quali sono le problematiche che hanno determinato questa situazione di ritardo, per capire se si tratta di problematiche strutturali, quindi per le quali bisogna adottare degli accorgimenti per poter superarle, o si tratta delle problematiche, delle criticità temporanee per le quali vorremmo capire quanto c'è ancora da attendere affinché i lavoratori possano ottenere quello che legittimamente gli è dovuto. In poche parole, chi è la maggior colpevole? Diciamo che i comuni vivono una situazione di criticità finanziaria dovuta anche alla non continuità dei trasferimenti che arrivano sia dalle regioni sia da parte dello Stato. Ma è chiaro che i comuni devono anche porre in essere delle politiche di gestione tali da garantire un equilibrio nella situazione di cassa che consenta la corretta erogazione dei servizi, ma anche degli stipendi dei dipendenti che concorrono alla erogazione di questi servizi. Allora, questa assemblea nasce dall'esigenza di avere riconosciuto alcune spettanze che il Comune di Patti non dà ai suoi lavoratori, come il buono pasto, perché anche se in presenza di una delibera che prevede la mancata erogazione dei buoni pasto dal primo settembre del 2017, l'amministrazione comunale non ha comunque neanche erogato i buoni pasto relativi ai mesi precedenti, creando disagio nei lavoratori. Altresì abbiamo il problema del ritardo degli stipendi, cosa che ci preoccupa, anche perché bisogna capire quali sono le motivazioni per cui un'amministrazione non riesce a garantire il pagamento mensile dello stipendio, e poi eventualmente tutto quello che potrà nascere dalle varie richieste dei lavoratori. In questa assemblea vediamo di poter fare fronte a tutte quelle che sono le esigenze dei lavoratori. Se ciò a più presto non si concretizza, cosa intendete fare? Quello che sono poi gli strumenti tipici del sindacato, che sarà la lotta sindacale per cercare di riaffermare quello che sono i diritti sacrosanti dei lavoratori, ricordando che i lavoratori, specialmente quelli del pubblico impiego, pagano un blocco dei contratti da più di 7 anni. Quindi una situazione... Ma diciamo sinceramente, di chi è il maggior colpevole? La Regione Siciliana oppure l'amministrazione? No, qua noi della Regione Sicilia in questo istante non possiamo chiamare in causa la Regione, perché almeno che non ci siano ritardi nei trasferimenti per quanto riguarda il pagamento degli stipendi del personale a tempo determinato, però dico, di norma bisogna sempre andare a cercare le responsabilità prima in luogo e poi verificare se effettivamente poi ci sono delle responsabilità da cercare in altro, in questo caso la Regione.
SRL incontrata a Mulinello a Patti, ditta specializzata nella riserva di rifiuti speciali non pericolosi, riciclaggio di materiali inerti, materiali provenienti da demolizioni, scarti di legno, sfalce e potature. Inoltre è specializzata nella rimozione di amianto, bonifiche ambientali, ritiro e conferimento di rifiuti speciali. Inoltre fornisce il noleggio di container e compattatori scarrabili. Presso la sede incontrata a Mulinello si effettua la vendita di materiali inerti, riciclati e di terreno vegetale e compost. Pieco SRL, al servizio dell'ambiente.